rotazione di postura. Ancora, e leviamo le braccia su, e così le spalle basse, 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 e piano piano mettiamo le braccia avanti con la consapevolezza che le spalle sono aderenti alla parete e poi in giù. Quindi le spalle le dobbiamo tenere indietro e in basso, sentiamo il contatto più che possiamo delle scapole e poi andiamo a levare le braccia, sempre tenendo le spalle basse indietro e poi ritorniamo. Ok, quindi il movimento magari lo facciamo lento, non veloce, perché ci dobbiamo ricordare di tenere le spalle in giù e bene aperte, lo sguardo fisso all'orizzonte. Ancora. Bene. L'ultima volta, elevo. Schiaccio i lombi, braccia tese, schiaccio i lombi, spalle basse e sto. Ok, riposiamo. Adesso immagino, sentiamo le spalle che si elevano e qua si abbassano. Si elevano e qua si abbassano. Quindi prendo aria e poi fuori aria. Inspiro e poi giù. Espiro. Prendo aria, fuori aria. Prendo aria, fuori aria. L'ultima volta. E giù. Adesso quando le spalle scendono giù, proviamo a portare fuori un braccio e rilasso. L'altro. E rilasso, via, oh, e ritorno, oh, ritorno, la testa spinge in alto e il braccio fuori, basso, sulla testa, il braccio fuori, basso, e soffio, e rilasso, là, soffio, e rilasso, schiaccio i lombi alla parete, abbasso la spalla, spingo il braccio fuori, basso, la testa in alto, sguardo avanti, ancora, mentre indietro, bravissimo, così. Ed ora tutte e due le braccia insieme, quindi abbasso sulla destra giù le spalle e ritorno, prendo aria, fuori aria, benissimo, prendo aria, giù, fuori aria, bene, ancora, e anche dentro, uno sguardo sempre avanti, spalle aperte, giù, prendo aria, fuori aria, l'ultima volta, inspiro, giù, soffio, 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 ok. Sali in questa posizione e cosa si va a fare? Le braccia rimangono ferme, portiamo, facciamo la nostra famosa retroversione. Oh, e rilasso, oh, e rilasso. Grande se mi piegate un pochino più giù, basso. Ora, e là. L'osso sacro, il cuoccio, che avanzano e indietreggiano. Dà fastidio quando fai questo movimento? No. Ok. Ancora. Così. Mette dentro. Ancora. Questo movimento. Bascolo. Prendo aria. Fuori aria. Prendo aria. Fuori aria. Ancora. Sorriso. Ancora. Ultimo, e ok, riposo, adesso immaginate di spingere le braccia, prima fuori in basso, poi fuori, poi in alto tenendo le spalle basse, palma della mano guarda avanti, e ritorno, ok, giù le spalle, braccia fuori, braccia in alto, spalle basse, e ritorno, giù. Giù le braccia, le spalle, braccia fuori, braccia in alto e ritorno. Ancora. Via giù e là. E ritorno. Ancora, via giù, fuori e ritorno. Via giù, fuori e ritorno. Che bella dieta fresca. Sei stata più bella. Ancora, ho tutto questo movimento del braccio. Ancora, su. Giù. L'ultimo, l'ultimo.
benissimo. Via, ruoto, avvicino il mento, mento alla spalla e tiro. Mento alla spalla, tiro. Sente il collo? La spalla opposta e giù, in basso, e ben aperta. Insoffiamo bene,
abbiamo. Facciamo ciò che la colonna ci permette di fare, non forziamo nulla. Via, avanziamo piano, prendo aria, senza forzare, sento dove posso arrivare e poi ritorno. Benissimo. Ok. Questo è un esercizio che fa parte delle tecniche di McKenzie. Ancora è un canadese. Ancora ritorno. L'ultima volta. Avanziamo. Ok. Spalle aperte, morbi lunghi, l'addome disteso e poi ritorno. Oh, benissimo, bene, 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 bene. Benissimo, ok, adesso ci mettiamo schiena a terra. Schiena a terra. Bene, una gamba al petto, l'altra completamente tesa. Una al petto, l'altra completamente tesa, testa appoggiata, via, soffio, 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 cambio, l'altra gamba, via. Una completamente flessa, l'altra tesa, il piede al martello, quindi spingiamo il tallone di calcagno dalla parte opposta di dove va la testa, quindi spingo e cambio. Durante questa posizione si espira, quindi soffio, 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 soffio. Quando abbiamo terminato la fase espiratoria, allora cambiamo. Pronti? E via. Cambio, spingo, schiaccio lombi, porto la gamba al petto, letto, espiro. Vai, bravi, così, bene, bene, bene. E cambio. Via, schiaccio lombi, spingo il tallone. Ancora, 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 e cambia. Via. Schiaccio i lombi, spingo il tallone, espiro. E la, benissimo. Ora con la gamba flessa, l'altra tesa, spingiamo il tallone e levo. Per abbattere, dritta, dritta, dritta. Adesso il nostro punto di riferimento è il calcagno. Questo su qui, ok? E giù, via su, e giù. Immaginate di fare un solco sulla parete che avete davanti e ritorno. Via su, fuori aria, e prendo aria quando scendo. Fuori aria quando salgo, prendo aria quando scendo. La gamba aperta è molto al petto, ma per portarla al petto le spalle sono sempre aperte. Ancora, dai, ancora quattro. Bene, spingo il tallone, ancora tre, spingo il tallone, sguardo avanti, ancora due, spingo il tallone, ancora uno, spingo il tallone, cambio, l'altra gamba, pronti, via giù, e ritorno, gamba tesa, via giù, e ritorno, via giù, e ritorno, spingo il tallone, dritta la gamba, drittissima, spingo, 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 scendo, prendo aria, salgo, fuori aria, ancora, inspiro, e espiro, ancora quattro, prendo aria, fuori aria, dritta la gamba, ancora tre, senza appoggiarla, ancora due, bene, ancora uno, e la, perfetto, gamba al petto, andiamo a divaricare le ginocchia, possiamo un pochino la divaricata, nel spingere le ginocchia fuori, addome attivo, e le ginocchia non sono tutte al petto, ma sono in realtà sulla linea del bacino, quindi un po' più avanti, quindi ginocchio, bacino, ginocchio sulla stessa linea. E lombi a terra. Si sentono gli adduttori che tirano? Voglio. Ok, genio, mi senti?
Io soffio e su uno e prendo aria. Io su due prendo aria. Io su tre prendo aria. Quattro prendo aria. Fuori aria cinque. Inla. Fuori aria sei. Inla. Fuori aria sette. Inla. Fuori aria otto. Inla. E ancora su, nove. Dai, 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 la testa ferma, dieci. I muscoli motori sono qua. Uno, la. Due, la. Tre, controllate la posizione dei talloni. Quattro, sempre 90 gradi. Via su, cinque, messo su, la testa ferma. Sei, le ginocchia un pochino più aperte, Eugenio. Sette, se no il metatarso prende il sopravvento. Otto, ancora. Nove, dai, l'ultimo rimango su. Rimango, sento che il capo è allineato al muso. Che non forzo il collo, perché la testa è appoggiata sulle mani. Sento che però gli addominali sono attivi. Ginocchio attivo, 90-90. Da questa posizione andiamo a cercare la divaricata delle dita. E rilassiamo, divarichiamo le dita e rilassiamo. Divarichiamo anche il taglio e rilassiamo. Divarico anche il taglio e rilasso. Vai verde quando vuoi, riparti e rilasso. Via divarico e rilasso. Divarico e rilasso. Divarico e rilasso. Divarico, rimango. Rimango. Rimango, 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 rimango. E sto. Wow! Braccia lungo i fianchi, vi ricordate la posizione di braccia in basso, fuori, fuori, basso, dorso a terra. Da qui quando andiamo li sono tutti chiusi, sollevo e rilasso, sollevo e rilasso. Molto bene, so e so e so e so, bene. Soffio, la, soffio, la, soffio, la, soffio, la, soffio, la. Soffio, la, soffio, la, soffio, dai, fuori aria, bene, fuori aria, bene, rimango su, l'osso sacro sollevato, l'addome attivo, piccole, piccole contrazioni, via su, piccole, 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 ancora, braccia tese, dai, 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 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimango in tensione, rimango, 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 rilasso, appoggio una gamba, appoggio l'altra, divarico le ginocchia. Oh, sentite che divaricando le ginocchia ci passa un treno sotto i lombi, lo sentite? Sì o no? Insomma, lascia che ci passi il treno e poi schiacciami il passaggio a livello, quindi schiaccia tutto. Bene, mantenendo sempre le ginocchia divaricate, bravissimo così Eugenio, via, rilasso, quindi prendo aria, le ginocchia pesano in fuori, i lombi sono staccati, si inspira, poi schiaccio i lombi, passaggio a livello chiuso, le ginocchia rimangono divaricate, e espiro, e poi di nuovo si rilassa, prendo aria, quindi addome rilassato, schiaccio i lombi e tiro addome attivo e rilasso, prendo aria, ora ci concentriamo solo su questa zona, via, schiaccio i lombi, soffio e poi rilasso, fermo il mento, adesso le ginocchia abbandonate le schiacciamo, fuori aria e rilassiamo, bene, ora schiaccio i lombi, schiaccio, le ginocchia le lascio divaricate, porto il mento indietro, soffio, mento indietro, schiaccio i lombi, poi lascio tutto, lascio che i lombi si alzino, anche il mento si alza, si prende aria, poi schiaccio tutto, via, soffio, e poi lascio, via, soffio, schiaccio, schiaccio i lombi, metti dentro,
e rilasso. Yeah, stretch i lombi, mentre entro e rilasso. Stretch i lombi, mentre entro e rilasso. L'ultima volta, schiaccio i lombi, mentre entro, soffio, 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 e stop. Ok, adesso da qui schiacciamo i lombi, chiudiamo le ginocchia, estendiamo la gamba destra. Man mano che il tallone si abbassa, il busto sale e soffio. E poi lentamente torno su, mantenendo la guida. Via, soffio uno, i lombi sempre diretti e ritorno, sempre la stessa gamba. Via, su, due. E ritorno. Su, tre, ricordatevi che la gamba è davvero. E ritorno. Su, aria, quattro. E ritorno. Quando fate questo movimento, ricordiamoci e cerchiamo di divaricare le dita dei piedi. Ok? Divarichiamo. Proprio mentale. Questo è 6, vero? Ok. E ritorno. Via su, fuori aria, 7. E ritorno. Fuori aria 8, stringo tutto e ritorno. Fuori aria 9, su, dritta la gamba, dritta, dritta e ritorno. 10, ok, rimango con la gamba bassa che non si appoggia. Il tallone spinge, vero? Le dita sono divaricate, sono belle aperte, belle aperte. Busto sollevato, vero? La testa non la stiamo tirando, certamente no. Bene, e ritorno e cambio gamba. Ah, bellissimi. Come va, Eugenio? La gamba, pronti? Via, ecco, su. E ritorno. Divertiamo le dita, via, ecco, su e ritorno, bello su, tre e ritorno, bello su, quattro e ritorno, bello su, cinque, gamba tesa e ritorno, bello su, sei, gamba tesa e bello su, 7, dritta, dritta la gamba, dritta, ecco, con il grado di flessione è bravo, e ritorno, ancora su, bene, 7, su, ancora, abbasso, 8, e su, vai, via, 9, e ritorno, 10, rimango su, sento che il tallone spinge, la gamba è dritta, ma anche più dritta non si può, le dita sono apertissime, proprio a ventaglio, tipo la, il piede palmipede, ora, busto su, sollevato, 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 e stop. Riusciamo a stare con le gambe per la squadra, dritte, dritte,
dritte, sì, dritte. E stop. Ok, allora facciamo così, piede a terra, l'altra gamba tesa, le mani le appoggiamo qua davanti al quadricipite, quindi proprio sulla coscia, senza afferrare, non si impugna il femore, ma si appoggiano semplicemente le mani, ok? E opponiamo resistenza, quindi le braccia spingono avanti, la gamba cerca, tende ad ogni costo a venire verso di noi. Ci siamo? Pronti via, spingiamo, uno, due, con forza, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, rilasso e avvicino la gamba a noi, pesa con il piede a martello. Ok, facciamo tirare, dai, 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 manteniamo la gamba tesa, con le spalle come sapete devono essere morbide, allontanate, contratte, ancora, 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 tiro, 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 di nuovo, mi spingiamo. Spingo, la mano avanti, sotto la rotola, sopra, sotto, spingo, sentiamo la tensione, spalle aperte, dai, 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 e la di nuovo giro al petto, gamba tesa, ginocchio, ok, moderatamente, facciamo girare, l'ultima volta facciamo via, oh, ancora, 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 dai, 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 spingo, spingo, dai, ancora, 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 e avvicino, avvicino. Colla, perfetto, morbida, lasciamo libera, distesa. Dai, 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 spingo, 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 dai, ancora, 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 e avvicina anche a te, tiro, tiro, respiriamo, piede in dorsiflessione, l'arto ci assicuriamo che sia sempre teso. Bellissimo. E là. Bene. Pronti? Di nuovo, via. Opponiamo resistenza. Con forza. Dai, 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 dai. Sentiamo che lavora l'addome, sentiamo che lavora lo psoas, ma poi lavora anche un po' il quadricipite. Ancora. Quando controlliamo questa zona si va a nutrire la parte posteriore e quindi ora non lasciamo la presa, andiamo ad avvicinare la gamba. È dritta? È effettivamente tesa? O c'è anche un piccolissimo grado di flessione? Ricordiamoci che dopo qualche secondo la gamba tende a flettersi inavvertitamente, inconsapevolmente, quindi noi sarà a noi andare via e stare bene ancora. E la pronti? L'ultima volta, via, andiamo. Vai, vai, ancora. Dritta gamba, il martello, dai. Ancora, 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 dai.
siamo diligenti oggi. E la corda. Di dorsiflessione, anche qua cerchiamo per quello che è possibile di divaricare le dita dei piedi, bene, mantenendo sempre i nostri 90 gradi. Man mano si spostano questi segmenti, noi li riposizioniamo sempre. Benissimo, allora tenendo le dita aperte, appoggiamo, facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima con un arco solo. Appoggiamo le mani sulle cosce, sui quadricipiti, i lombi a terra, le ginocchia vengono verso il petto e le mani le frenano. Pronti via, spingo. Sentite che per opporre resistenza i lombi tendono a staccarsi, ma voi invece vi tenete a terra. Sentite che si fa una fatica a livello sia addominale, sentite anche proprio le anche. Ora devo sapere che c'è il nostro flessore del ferro sul bacino e poi portiamo le gambe al petto e ce la facciamo. Ah, bene, qui respiriamo, le ginocchia sono un po' divaricate, le morbidi, respiriamo. Respiro. Bene. Qui utilizziamo lo stesso concetto di prima, andiamo a attivare i muscoli, diciamo, anteriori e decontrarre quelli posteriori. Muscoli agonisti, poi mentre gli antagonisti si detengono, poi andiamo a sfruttare, a stimolare e a enfatizzare ancora di più l'allungamento. Bene, lo andiamo a ripetere. Quindi cerchi di avere il contatto delle unghie a terra, cerchi dei nostri 90, 90 e 90, le dita divaricate, andiamo con le resistenza. Via, spingo, dai, metti dentro. Ancora, dai, e abbraccio, ginocchia un po' divaricate, tiriamo le al petto. Benissimo, in questa fase di gambe al petto ci permette di detendere quella che è la zona lombare. Stop, perfetto. Ok,
ci mettiamo in posizione seduta e vediamo se riusciamo a stare con la perfetta squadra stando seduti. Qua abbiamo fatica. Faticoso? E poi rilassiamo. Quindi i paravertebrali li stimoliamo. Via, spingo la testa, apro le spalle, spingo il calcagno, sguardo avanti, ancora, 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 ancora e lascio. Pronti? Sulla destra, sguardo avanti, spalle aperte, braccia flesse, le dita. E il primo metatarso, su unito, rimane sempre a contatto. Bene. E stop. Avete visto che per divaricare le dita di piedi poi dopo le gambe, cioè le dita poi vanno oltre, no? La linea del piede, noi cerchiamo di mantenere le punte ben così estese, allineate, aperte, addentate. Via, rimane primo metatarso unito. Le dita aperte e spingo la testa, un pelino avanti, spingo su, 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 su e lascio. Ok, bene, pronti per l'aria. Sulla testa, giù le spalle, un pelino in avanti, soffio, 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 dita aperte, ancora, ancora, ancora e rilascio. Pronti? Via, su, carico, sulla testa, forza la pelle, dai, 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 forza la pelle, ancora, 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 ancora. E l'ultima volta. Allora, vi faccio fare questo esercizio perché vedo che state nella propria squadra. Se fosse stata in questa posizione, non ve l'avrei fatto fare questo esercizio. Ok? Pronti? Via, sulla destra, sguardo avanti, gambe tese, dita di martello, dita di varicare, le spalle sono aperte, l'omero è extracontatto, vedete? Non chiuso, extracontatto, forse. Dai, abbiamo le spalle miei, forse miei, dai, dita di martello, destra, riposo. Immaginiamo di avere delle formichine sotto le mani che avanzano e poi piano piano ritorno su e apro le spalle, mostro il petto, nascondo il petto, giù e su, inspiro, su, su, inspiro, apro le spalle, tira fuori le tette, apro le spalle e giù, via, fuori aria, via, di nuovo su. Thank you.
entrare tra le gambe, abbiamo gli adduttori, meglio gli aumentiamo, stimoliamo la nostra mobilità forzo-femorale, se no qua, se non gli arriviamo le ginocchia, le gambe, qui si blocca tutto, poi non riusciamo nemmeno a salire e entrare dentro la vasca da bagno, questo è quello che succede. Adesso si fanno tutti la doccia, ma noi dobbiamo lavorare sulla mobilità. Ancora e staccando l'altra gamba, pronti? L'altra gamba scivola fuori. Ok, questo, ginocchio, bacino, piede in linea, sulla stessa linea. Tira gli aerei. Chiaro, bene, si sblocca, quindi è fatto un trattamento chiropratico da solo, o osteopatico, anche la scelta. Ancora.
inspiro di lato e espiro. Inspiro dall'altra parte e espiro. E prendo aria. Seguono da casa. Un bacio, alla prossima!